questo è coach Dennis Cavina, arrivato in estate da Torino dove ha allenato negli ultimi due anni in A2, ha fatto meno 7 di valutazione, ora il Buru va addirittura a tamponare un compagno, ovvero Alessandro Gentile, che poi comunque lo perdona e gli passa la palla. Vuole provare a giocare spalle a canestro, poi scarica per l'altro Gentile, ovvero Stefano, che segna subito la tripla. Rimbalzo però in attacco di Caruso, extra possesso per Varese, Gentile usa il fisico, riesce a scavare dello spazio tra sé e Burnell. Spin gioca pick and roll con Eburu, poi il passaggio che taglia tutta l'area, Ferrero ci riprova e il capitano segna anche questa. È stata solo vicina all'occhio mettere l'anno scorso senza però raggiungerlo, mentre Logan direttamente dalla rimessa si fa ridare il pallone. Sarebbero sempre 38. Rivuole un altro blocco Gentile, che poi invece sceglie di attaccare per vie centrali, lascia sul posto tutte le maglie blu e trova il layup del pareggio. Sbagliato però il tiro del lituano, che palla di Burnell, mentre De Nicolao arma la mano di Wilson, stoppato però da Burnell. Rimbalzo offensivo di Ekbunu, che ha sbagliato due schiacciate a Cremona, questa invece in linea di massima riesce a infilarla nel canestro. Un fischio per i contatti di Burnell su di lui, Bean penetra, prova ad andare a schiacciare e direi che in linea di massima ci riesce anche abbastanza bene. Per il momento oggi è un ritmo decisamente inferiore. Ora tamponamento di Bean alle spalle di Clemons, tripla segnata dal numero 5 con anche il fallo subito. Dall'altra parte Jones, ultimi due secondi, deve tirare, lo fa e segna anche un canestro importante per Varese. Tornato in campo dopo tanto tempo in panchina, è tornato anche Logan che subito si alza e spara. Scrivete 3, ma spesso e volentieri si scrive 3 sul referto. Quello è un fallo che porta due tiri liberi e di nuovo il possesso. Mentre Gentile spazza via Treyer. Dentro Degbunu si ripropone la sfida tra i due centri nigeriani e Kwame Kououlou prova non una grande idea, ovvero di toccare la palla da dietro, e allora lascia libera la strada per lo schiaccione di Degbunu. 5 su 5 di David Logan, 19 per il professore, che adesso ci riprova stavolta in corsa dentro altri due. Non si ferma più David Logan, 21, Bean dovrà cercare lui qualcosa. Un tiro da due dopo il palleggio lo segna Anthony Bean, meno 7 per John Metis, fanno 9 nella partita per Bean. Adesso Sassari lascia trascorrere i secondi, la partita ormai è vinta, bisogna però stabilire il punteggio finale, lo scarto che sarà prezioso in caso di differenza canestri. Punteggio finale è 82 Varese, 92 Sassari. Dopo la sconfitta di 10 al Palaradi contro Cremona, Varese perde di 10 anche in casa contro Sassari.